Ciao a tutti, oggi sono qui per parlarvi di un argomento super gettonato in questi giorni che ci sta assolutamente bombardando dappertutto, volantini, in giro per strada, nei negozi, in TV, tramite mail, in qualsiasi parte spopola il Black Friday. Oggi sono qui per darvi alcuni consigli pratici da seguire per chi appunto deve fare acquisti o comunque è lì un po' indeciso e non sa cosa fare, se acquistare o non acquistare. Faccio una piccola premessa, questi sono appunto dei consigli che vi do in base a quella che è la mia esperienza personale. E più di un anno e qualche mese che sto facendo un percorso di consapevolezza e quindi mi ha portato anche a fare una consapevolezza sugli acquisti e tutto questo mi ha assolutamente portato un giovamento nella mia vita. E voglio condividere con voi alcune di queste cose proprio per cercare un attimino di aiutarvi più che altro nella consapevolezza nell'acquisto. Quindi non sto dicendo non acquistate oppure acquistate il mondo, semplicemente acquistate con consapevolezza, che è davvero importantissimo. Mi sono appunto scritta qui alcuni consigli da darvi, li ho messi appunto scritti ieri mattina presto, dove appunto mi vengono tutte le idee, quindi le metto qui, le scrivo e ora ve le dico. Oh, scusatemi per l'aspetto, purtroppo lavorando, vendo casa, eccetera, eccetera, faccio questi video appena posso, appena 2 minuti, quindi ho cercato un attimino di sistemarmi i capelli, anche se non è che stanno chissà che, insomma, non mi perdo in chiacchiere perché sono una chiacchierona e andiamo al punto. Allora, il primo consiglio che vorrei darvi è fai il decluttering prima di fare acquisti. Questo ti aiuterà a capire ciò di cui hai realmente bisogno e fondamentalmente poi ti troverai a vedere che non hai bisogno di nulla. Decluttering significa, come sapete tutti, gettare, quindi buttare via. Questo un po' deriva dal metodo di Marie Kondo, non so se avete letto il suo libro, se la conoscete. Se non la conoscete vi consiglio assolutamente di documentarvi, di leggere il suo libro, Il magico potere del riordino, che è bellissimo. Ok, allora sono ritornata, scusatemi se sono andata via, suonato il citofono, piccolo imprevisto, ora continuiamo. Allora, parlavo appunto di Marie Kondo e vi consigliavo di leggere il libro Il magico potere del riordino. Qui si parla proprio di fare spazio, quindi di fare decluttering e questo vi serve proprio per capire ciò di cui realmente avete bisogno, quindi quello che vi manca, quello che non usate più, ciò che magari avete lì nell'armadio da tempo, non lo state utilizzando e quindi a quel punto buttate via, oppure magari se sono nuove potete regalarle ad amici, parenti o ad associazioni. Insomma, fate di tutto per liberarvi di cose che non vi servono e soltanto in questo modo potete capire ciò di cui realmente avete bisogno. Altro consiglio che mi sento di darvi è quello di fare una checklist, quindi di scrivere tutto quello che volete comprare, quindi non lo so, durante l'anno succede che magari vi accorgete che avete voglia, bisogno, scusatemi, sto guardando il cane, bisogno di qualcosa, quindi a quel punto ve lo appuntate, ve lo scrivete. Il vostro compagno vi dice che piacerebbe avere questa cosa qui, perché magari vi potrebbe essere utile nel lavoro, nella vita normale. Beh, lo scrivete. Questo vi serve proprio per arrivare in occasioni come i saldi Black Friday, il Cyber Monday, arrivare preparati, quindi dire magari lo acquisto quel giorno, magari potrei trovare questo prodotto a un prezzo scontato, lo prendo perché mi serve, perché mi piace, perché lo voglio. Questo è importantissimo perché non vi fa altro che avere un focus, quindi concentrarvi su ciò che dovete prendere e quindi non farvi poi. Qui ora è l'altro consiglio, non lasciarti distrarre o conquistare dalle offerte. Questo vi serve proprio, e qua vi dice, vi ho scritto, vi dice, a rischi di accumulare troppe cose, non finirli, e potrebbe stancarti nel lungo termine e inconsapevolmente ti fanno spendere più soldi. Questo vuol dire che, in parole povere, ci sono tantissime offerte in giro, non solo nel Black Friday, ma nella nostra vita quotidiana, andiamo al supermercato, andiamo a un negozio d'abbigliamento di un prodotto X con i prodotti, ad esempio, i 3x2. Compri 3 prodotti, paghi soltanto 2 e non fate altro che accumulare, riempire spazio nelle vostre case.
tipo tre detersivi, magari con il passare del tempo vi scocciate di quel detersivo, andate di nuovo a fare spesa, trovate un packaging che vi attira di più e acquistate quel detersivo e a quel punto cominciate ad accumulare cose. Quindi cercate di comprare solo quello che vi serve, non facendovi attrarre da marketing, perché il marketing, ne parlo io che sono stata una super... Io compravo veramente inconsapevolmente, ero proprio, avete mai visto il film Love Shopping? Io ero molto simile a lei, ho collezionato cose e quest'anno mi sono trovata a gettar via tantissimo, soprattutto nel periodo del lockdown, ho buttato via il mondo, ho buttato via e ora mi ritrovo con delle cose che mi piacciono, che uso. E ho imparato poi a darne anche valore, quindi poi magari se vi va di tutti questi argomenti parliamo poi in altri video perché ci sarebbe un mondo da dire. Quarto consiglio, non acquistare se non puoi permettertelo. Sembra ovvio, ma molto spesso non è così. Molto spesso si acquista con la carta di credito, oppure mi faccio prestare soldi per acquistare questa cosa, appena mi arriva lo stipendio, te lo rendo, te li restituisco. Non è giusto. Vuol dire che in quel momento non potete permettervelo e non compratelo perché magari non vi serve realmente, non è una cosa essenziale perché sennò altrimenti i soldi si trovano. L'importante è davvero che noi abbiamo un tetto del cibo, non serve altro. Il computer può aspettare, il telefonino può aspettare, il nuovo iPhone può aspettare, quindi tutto questo non fa altro che crearci dei debiti, quindi crearci delle spese che possiamo tranquillamente evitare e magari possiamo fare il contrario, ossia risparmiare. Quinto consiglio, acquista quando ti serve o quando realmente vuoi quell'oggetto. Questo ti eviterà di aspettare l'arrivo di un fantomatico giorno e capirai che tutto questo è solo marketing e realmente non stai facendo nessun affare. Questo è davvero importantissimo, ecco perché vi dicevo l'importanza delle checklist. Io scrivo, ad esempio, quando ho bisogno di qualcosa me lo scrivo e poi con il passare del tempo vado di nuovo a rileggerlo, tipo dopo qualche giorno. Se ne ho bisogno ancora, io vado subito a prenderlo perché mi serve quella cosa, non ho bisogno di riflettere, devo mettervi di nuovo in pausa. Ok, stasera sembra non essere assolutissimamente serata. Ma noi continueremo così, continueremo a registrare anche perché è l'unico momento che riesco a farlo e soprattutto Black Friday e venerdì e quindi questo video vorrei farvelo vedere già oggi. Eravamo quindi al quinto consiglio, dove vi dicevo proprio di acquistare quando ti serve o quando realmente vuoi quell'oggetto. Questo è importantissimo perché non vi fa arrivare con l'ansia di dire ma non lo devo comprare assolutamente per forza. Perché quel giorno magari lo pago meno e molto spesso sappiamo benissimo che soprattutto nei grandi negozi molte volte alzano i prezzi poi per poterli riabbassare. Insomma, ragazzi, nessuno ci regala niente, quindi è importantissimo sapere che sì, ci potrebbe essere un'offerta al Black Friday, ma considerate che normalmente ci sono sempre offerte. Quel prodotto è quasi sempre scontato e un'altra cosa importantissima, questo si collega al consiglio numero 6, o comunque al suggerimento è non dire più l'ho pagato 100, da 100 l'ho pagato 50, prova a dire invece l'ho pagato 50. Imparerai a dare valore a quell'oggetto e a non ingannare la tua coscienza, perché molto spesso soprattutto quando facciamo acquisti online o anche molte volte quando siamo in giro, vediamo quel prodotto scontato, magari in grande, 99 centesimi ed è tipo un burro cacao orribile, con un inci pessimo, oppure magari vediamo su Amazon, a me succede molte volte, che magari io acquisto un prodotto che mi serve e trovo poi altri hanno acquistato insieme anche questo, provalo anche tu. Oppure questo lo puoi prendere adesso, hai 2 minuti rimanenti a 50 euro, magari in realtà quel prodotto costava 52, però ti mette così tanto l'ansia quel countdown e tu dici però magari mi conviene comprarlo in questo momento perché ci vado a risparmiare 2 euro. No ragazzi, quello è semplicemente un altro marketing. Non serve. Non serve, non ci serve quel prodotto. Noi siamo entrati su questo sito per acquistare soltanto questo singolo prodotto,
questo qui che acquistano gli altri a me non interessa, non serve. Quindi cerchiamo, insomma, di non farci ammaliare troppo dal marketing e soprattutto non inganniamo, nel senso che se trovo questa offerta non mi va di dire io l'iPhone l'ho pagato 1000 euro anziché 1100. No, l'iPhone l'ho pagato 1000 euro. Quindi do valore a quel prodotto lì, a quello che sto utilizzando, in modo tale questo qui mi fa anche non avere l'ansia e la voglia di acquistarne subito un altro, perché molte volte succede che chi soprattutto cambia sempre cellulare perché lo rivende, rinegozia, rifà semplicemente per avere l'ultimo modello nuovo, e non è giusto, cioè non, fondamentalmente perché per essere al passo della società, perché la società ci vuole sempre ultra mega aggiornati. Non serve, io ho l'iPhone 7, quindi vedete voi, ora siamo arrivati al 12, mi trovo benissimo, non ho nessun tipo di problema, sì, magari la risoluzione video non è super altissima, ma a me non serve, cioè ora ho cominciato a fare video su YouTube, quindi magari più in là mi servirà avere magari una fotocamera, una reflex o una videocamera professionale, ma in questo momento non serve perché io voglio arrivare a voi con i miei messaggi, con ciò che mi piace, con ciò che vorrei condividere, quindi non mi serve avere l'ultimo modello, perché no. E il 7 è sempre, municiti anche qui di una checklist e scrivi i regali di Natale che vorresti fare. Questo appunto si ricollega di nuovo al punto 4, però un po' diverso, perché questo qui è soltanto per i regali di Natale, perché Black Friday, si sa, è fine novembre, i regali noi normalmente andiamo a farli l'ultima settimana prima di Natale. E in quel momento poi ci ritroviamo a comprare cose presi dall'ansia perché dobbiamo comprarle per fare un regalo a tizio, magari a volte anche solo per bella figura. Cerchiamo di non farlo, cerchiamo di fare dei regali ponderati, consapevoli, ricchi d'affetto e soprattutto con la voglia di regalare qualcosa di utile a quella persona, qualcosa che davvero gli piace. E magari nel Black Friday riusciamo a trovare anche quella cosa lì ad un prezzo un pochino più scontato e quindi ci fa poi magari anche comodo. Nulla ragazze, mi sento di dirvi un'altra cosa, in questo momento storico in cui ci troviamo, cerchiamo di fare acquisti oltre che consapevoli, soprattutto consapevoli perché ci rendiamo conto che fondamentalmente le cose materiali ci servono, ma in minima minima parte, quello che conta è quello che abbiamo dentro qui e qui, e soprattutto cerchiamo di comprare, se dobbiamo fare degli acquisti, da negozi della nostra città, quindi cerchiamo di evitare un attimino online. I negozi in questo periodo non giovano tantissimo economicamente, quindi cerchiamo di aiutare, cerchiamo di aiutare il Made in Italy soprattutto, evitiamo prodotti cinesi a basso costo. Non ho nulla contro i cinesi, ve lo ripeto, ma è semplicemente perché il Made in Italy è qualcosa veramente che vale, meglio avere due maglioni buoni che vi tengono caldo che avere 10 maglioni soltanto per cambiarceli così, che in realtà ci fanno soffrire il freddo, dobbiamo poi gettarli l'anno dopo, lasciano pelucchi, insomma, e sono ovviamente hanno uno scarsissimo potere. Niente ragazze, spero, ragazzi, spero che i miei consigli o comunque i miei messaggi vi siano arrivati, spero anche che alcuni di questi voi li condividiate con me. Se avete qualcun altro da suggerirmelo, insomma, fatemelo sapere. Io non comprerò nulla venerdì, semplicemente perché dovevo prendermi un cappotto e l'ho comprato, non mi serve nient'altro. Per i regali aspetterò ancora un pochettino, so già cosa regalare, però aspetterò ancora un po' perché non mi serve prenderli adesso, insomma. Vi saluto, vi lascio, vi auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo video. Ciao!